presento un lavoro che cerca di toccare la sensibilità di chi ha abitato in questo palazzo, perché là erano 400 persone senza case che per 15-20 anni hanno vissuto, si sono innamorati, si sono conosciuti, sono nati, sono morti, insomma, per tanti anni. Quindi è un luogo di vita, e quindi questo lavoro che cerca di relazionarsi non con un'opera che ha una consistenza fisica, ma in maniera molto immateriale cerca di relazionarsi con i cittadini, perché io manderò, diciamo, se così si può dire, in onda una serie di canzoni, proprio musica leggera, canzoni che queste persone in quegli anni ascoltavano ballando in una delle sale di questo palazzo dove tutti quanti vivevano. By Mondone, I would make a bigger installation, also with works from the young artists who work as assistants at me. And I'm very curious about how it will look in this circumstance that's not absolutely not ordinary for us. I think in our culture of today, it's not necessary to copy exactly that was done 300 years ago, but I am interested if it fits together. C'è un libro straordinario sulla geografia stellare della Grecia, e allora questa geografia di fronte all'affresco, invece di essere sopra quelle stelle, sono sotto, e spostando questi sacchi di carbone che hanno accompagnato il mio lavoro. Questa stellarità riflette l'immagine di sopra, come una specie di tropico che ha una sua specchiatura, invece di essere sopra queste stelle, sono sotto. Medusa, Medinusa e l'urlo nella stanza dell'America, dove il soffitto, come allegoria dell'America, riporta Doria Panfili, Ueva. Ueva
la leggenda dell'ermafrodita indiano, del Pelé Rossa, educatore e sciamano, come Chirone per Achille. Incontrai Wewa in New Mexico, nelle riserve degli indiani. Poteva passeggiare solo ad ore stabilite altrove. Wewa ha un solo petto per dispetto o per rispetto. Wewa non parlava agli uccelli, ma divagava come quelli. Il lavoro che ho esposto a Valmontone, nel Palazzo Doria Panfili, è un lavoro che ho disegnato diversi anni fa, circa 15, nel quadro dei miei ambienti. Quando ho fatto questi progetti, li ho disegnati in una pagina, al centro della quale ci stava il Tempio di Segesta, perché io sono nata a Trapani, in Sicilia. E il Tempio di Segesta era un magnifico tempio in un posto completamente solitario che io vedevo sempre da bambina, perché mio padre ci portava a visitare i nonni, e sembrava di ritornare a quell'epoca, perché vicino al Tempio di Segesta non esiste nessuna casa contemporanea. Allora io ho fatto un disegno in cui ho messo i miei progetti di ambienti intorno, in prospettiva intorno a questo tempio. Tutto risplende a noi d'intorno e noi...
Per questa mostra ho scelto una delle stanze maggiormente cariche di segni della vita quotidiana. Le opere che ho realizzato dialogano fortemente con le tracce di questo passaggio, di questa atmosfera, di questa vita quotidiana delle persone che hanno vissuto nel palazzo. Sono sostanzialmente due opere collocate in due angoli della stanza. Una dialoga con un cromatismo della parete, se ne fa superficie agitante, parte vibratile e vivente. L'altra invece si colloca su quelle che probabilmente erano staffe su cui io ho immaginato fosse poggiato un televisore, il televisore che magari le persone che abitavano il palazzo guardavano la sera. E allora l'opera è una semplice, una sfera di ceramica posta su un piano anch'esso di ceramica e ha un aspetto quasi magico, una sfera di luce, magico allo stesso livello di come probabilmente appariva magica la TV, come una bolla di luce la sera davanti alle persone che la osservavano.